Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi degli acquisti e dei libri che ho ricevuto negli ultimi mesi fino ai primi di ottobre, il primo di ottobre perché oggi è l'1. Sono tanti, quindi parto subito perché altrimenti viene un video lunghissimo. Per le trame, le informazioni dei libri, tutto quanto, come al solito giù nell'info box troverete tutti i vari link dei libri, sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà ad andare avanti con il canale, comprare nuovi libri eccetera eccetera. Vi invito inoltre, se vi va, a iscrivervi al canale, a lasciare un like ed un commento. Allora, voglio partire da due libri che ho preso con un'offerta che spesso fa la Mondadori, quindi due libri a 12,90 mi sembra. Tra l'altro è un'offerta che c'era un bel po' di tempo fa, però ad esempio all'interno dell'Ipercoop della mia città si trovano ancora, quindi magari date un occhio anche ai supermercati. Per 12,90 io ho preso due libri di cui appunto ero curiosa, ma che non avrei assolutamente preso a prezzo pieno. Il primo libro è I sette mariti di Evelyn Hugo. Mia sorella l'ha letto, ha detto carino, niente di che, però a me la storia sinceramente mi interessava. È la storia appunto di questa donna, che è una star hollywoodiana, che racconta la sua vita in un'intervista, da quello che ho capito. L'altro libro, scusate se l'ho impacchettato ma mi sono scordata che poi dovevo farvelo vedere, comunque è il primo volume di Heartstopper, quindi il fumetto, che appunto nell'edizione normale costa 16-17 euro, invece così ho preso due libri a 12,90. Tra l'altro questo l'ho letto ed è molto molto dolce, mi è piaciuto tantissimo e ve lo straconsiglio. L'ultimo libro che ho acquistato in realtà, quindi vado un po' a caso in ordine sparso, è Abissi e Incanto. Questo è il secondo volume di una quadrilogia iniziata con Stelle Ottone. Sono quattro libri, per adesso sono usciti solo i primi due, quattro libri autoconclusivi ambientati però più o meno nello stesso mondo, da quello che ho capito. Sono dei libri, questi del Castaro Off, molto molto belli esteticamente, super curati. Io in questo momento sto leggendo Stelle e Ottone, ho letto i primi 10 capitoli, quindi non posso dirvi chissà cosa. Comunque sia in Stelle e Ottone che in Abissi Incanto si trova con l'acquisto del libro il tarocco e appunto la come si chiama? Questa, insomma, l'illustrazione, non mi ricordo mai il nome. Comunque, sicuramente dopo Stelle Ottone leggerò anche questo qua. Ho preso poi Cursed di Marissa Meyer, che è il secondo volume della trilogia iniziata con Gilded, che io ho letto e mi era piaciuto tantissimo. È la rivisitazione della storia di Tremotino. Mi era piaciuto tantissimo, ho aspettato con ansia e trepidazione questo secondo volume e spero di leggerlo presto. Anche questo esteticamente molto bello, non ai livelli dei libri del Castaro Off, però comunque una bella edizione. Ho letto delle recensioni non proprio positive su questo secondo libro, incrocio le dita, a me il primo era piaciuto molto. Ho acquistato poi su IBS, c'era una super offerta perché praticamente chi è cliente platino molto spesso riceve delle scontistiche maggiori rispetto ai clienti normali e avevo questo libro che di copertina costa 16 euro ma l'ho pagato tipo 2 o 3 euro, avevo questo libro nella mia wishlist da 100.000 anni, da quando è uscito, ed è esattamente uscito nel 2015, per farvi capire, e non mi ricordo assolutamente più la trama ovviamente, però io ho una lista di libri. Intanto sto parlando dell'Anello dei Feitoren, edito Giunti, io ho una lista di libri
che metto nel computer, io leggo le trame dei libri, leggo alcune recensioni, se mi interessano inserisco il libro in questa lista. Poi cosa succede? Che la mia mente, che non si ricorda mai niente, si scorda della trama, si scorda di tutto, però io so che se il libro è stato messo in quella lista vuol dire che a me interessava e che avevo intenzione di acquistarlo, quindi non ricordo niente della trama, non voglio rileggerla perché mi piacerebbe leggerlo un po' così a scatola chiusa, è comunque un fantasy. So che c'è una donna imprigionata in un regno magico e non mi ricordo altro. Un libro che ho acquistato e che ho letto, ve ne ho parlato, mi sembra, nell'ultimo wrap-up, è Aurora contro il tempo di Donatella Tamburini, è il secondo spin-off della serie fantasy distopica Es Dereset, una saga che a me è piaciuta moltissimo, mi sono piaciuti anche questi due spin-off, saga molto interessante, una scrittura molto scorrevole che migliora di libro in libro, vi rimando appunto a quel video perché così avete una recensione, ecco, a tutto tondo, comunque mi è piaciuto moltissimo, così come mi sono piaciuti anche questi altri due libri che adesso vi faccio vedere. Allora, intanto Cardia, la città dimenticata, questo libro mi è stato inviato dall'autrice, che ringrazio, Eleonora Rapone, è un libro che a me è piaciuto tantissimo e vi lascio tra le schede il video trailer del libro, perché creato dall'autrice, perché è un trailer, per quanto mi riguarda, meraviglioso e se non vi convince quello a leggerlo non vi può convincere nient'altro, quindi dura pochissimo, tipo un minuto, ve lo lascio linkato tra le schede se volete vederlo. A me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta la storia, mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuto il mondo che ha creato l'autrice. È un mondo che mischia elementi dell'epic fantasy, si può notare anche dalla copertina, quindi castelli, re, una roba un po' medievale, ma questo mondo si mischia e si unisce alla perfezione con l'urban fantasy. Quindi abbiamo anche televisioni, automobili, eccetera, eccetera. Ed è un libro veramente che ho divorato e che mi è piaciuto da morire, quindi super consigliato. Altro libro che mi è piaciuto molto e che aspettavo di leggere, anche questo inviato dall'autrice Anna di Cintra, è Il peso del tempo, è il secondo libro della trilogia La Valle degli Specchi. La Valle degli Specchi era sono dark fantasy. Il primo libro è rientrato nei miei preferiti in assoluto, mi è piaciuta tantissimo la storia, mi sono piaciuti moltissimi i personaggi, soprattutto Isaac, e anche se appunto è una dilogia perché qui abbiamo il secondo libro, per quanto mi riguarda il primo libro potrebbe essere considerato tranquillamente un autoconclusivo, quindi secondo me vi potete tranquillamente buttare in quella lettura, poi se non avete voglia di proseguire siate comunque tranquilli, altrimenti avete un volume in più. Questo volume è ambientato 25 anni dopo i fatti accaduti nel primo volume. Come protagonista abbiamo appunto Isaac, il vampiro, il personaggio che io adoravo, che è presente nel primo libro, e Krios, un altro personaggio che non vi dico però chi è, andatevi a leggere il primo. Comunque mi è piaciuto moltissimo, moltissimo anche questo volume. Poi ho acquistato due libri di Grady Hendrix, dopo Horror Store, che è stato il mio preferito, The Exorcism, My Best Friend Exorcism, non mi ricordo, quello mi era piaciuto non tantissimo. Ho voluto prendere anche altri due libri, quindi ho letto quasi tutto quello che è stato pubblicato in Italia di Grady Hendrix. Mi manca Gruppo di Sostegno Bravi Ragazze, anche quello poi lo leggerò. Allora, ho acquistato e letto Vendesi Casa Infestata. Qui abbiamo la storia di fratello e sorella che hanno un rapporto un po' disfunzionale, i genitori muoiono in un incidente improvviso e anche leggermente misterioso e si ritrovano a dover sistemare per poi vendere la casa dei genitori. La mamma era fissata con burattini e marionette, e insomma, e poi inizieranno a succedere varie cose, si può insomma vedere dal titolo e anche dalla copertina brutta, però c'entra con il libro, cosa si può intuire, cosa può accadere. Mi è piaciuto molto, a me la scrittura di Grady Hendrix piace, mischia sempre un po' di umorismo nelle sue storie e mi è piaciuto molto il rapporto descritto
il rapporto appunto tra fratello e sorella e niente, consigliato, però mi è piaciuto molto di più Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, che io ho acquistato in questa edizione, che ho anche chiuso, mi dispiace, della Mondadori, che si può ancora trovare ma costa 19 euro, e io l'ho proprio voluto così perché in questo modo era uguale agli altri, oppure c'è la nuova versione. Questo libro mi è piaciuto tantissimo, veramente molto molto bello, è un po' un mix tra Desperate Housewives e Piccoli Brividi, Buffy. La nostra protagonista è una casalinga che con le altre casalinghe del quartiere hanno un gruppo di lettura di libri true crime, sono fissate con il true crime, in città poi arriva un uomo misterioso, si trasferisce lì, entra nel loro club del libro, però iniziano anche a sparire e a morire dei bambini afroamericani sempre del quartiere, quindi queste donne pensano che sia questo uomo. Un libro meraviglioso. Ok, tra l'altro ha suonato in questo momento il corriere, mi ha portato un libro che stavo aspettando e che non vedevo l'ora di leggere. Anche questa è una collaborazione. Una collaborazione che è con l'autrice Samantha Garvero. Allora, io avevo letto di questa autrice L'origine del male, piaciuto tantissimo, straconsigliato soprattutto per Halloween. E qui abbiamo un altro libro adattissimo per Halloween e leggerò ora immediatamente, mi è appena appunto arrivato. E all'interno abbiamo questo bellissimo sacchettino con un braccialetto. Con un braccialettino, tra l'altro molto 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 carino, appunto il libro, il nuovo libro che è A luci soffuse, tutte le leggende hanno un fondo di verità. Un libro che io aspettavo da tantissimo, all'interno c'è anche il segnalibro, grazie Samantha, cioè, mi ha fatto la dedica e vediamo l'interno del libro, perché io ho visto che è un libro molto 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 curato. E sono curiosissima, io penso che lo inizierò a leggere immediatamente appena finisco di girare questo video. Il libro è fantastico. Allora, nella notte di Ogni Santi l'umanità è esposta a un grande pericolo. Il velo che protegge il mondo dei vivi da quello dei morti si abbassa. Gli spiriti e i demoni vagano liberamente sulla terra. Le streghe rafforzano i loro antichi poteri e il male persuade i cuori dei puri. Queste premesse converrebbe segregarsi in casa. Allora, perché un gruppo di giovani decide di trascorrere la notte più pericolosa dell'anno in un luogo che cela un misterioso segreto? Ci troviamo a Lavana. I gemelli Thaisa e José ospitano gli amici Adam, Lindy, Anthony e Beverly a casa dei nonni. Con la promessa di una spaventosa avventura, assecondando l'amante dell'occulto Thaisa a trascorrere la notte di Halloween in un'antica camera dei tesori appartenuta a Don Juan Cortés, che è un personaggio del libro L'origine del male, tra l'altro. Quindi questi ragazzi vanno in questa casa la notte di Halloween e appunto tra manufatti, maledetti, libri misteriosi, eccetera, iniziano a raccontarsi delle storie di paura. Questo è. Per loro sfortuna, però, le situazioni sinistre non si limitano a quelle presenti nei racconti. Qualcosa di più pericoloso e terribilmente reale attende il momento giusto per attaccare. Ma cos'è? O meglio, chi? Quindi, cioè, capite che è un libro perfetto per questo periodo. Tra l'altro, un libricino corto al prezzo di 15 euro, sono 193 pagine. Bellissimo, grazie mille Samantha. Ho acquistato dei libri che volevo da tantissimo. Allora, intanto di Paolo Capponi, edito Idea Curnugia. Spero di averlo pronunciato bene. È un libro che occhiavo da tanto, che mi ispirava e che ho voluto acquistare. Ne ho sentito parlare bene, vi farò sapere. Anche questo è un libricino abbastanza corto, spero di leggerlo presto. Altro libro che avevo nella mia wishlist da tantissimo è edito Pav Edizioni ed è La Benandante di Sara Cremini. Guardate che copertina meravigliosa. Io
Qua devo essere sincera, sono stata catturata dalla copertina. Poi ho letto delle recensioni positive e mi hanno convinta. Però, insomma, un'edizione bella, anche questa curata negli interni. Poi ho acquistato di Lumien la dilogia Protocollo Cronia e Progetto Parausia. Erano due libri che avevo nella mia wishlist da quando sono usciti. Sono dei libri un po' strani, però ne ho sentito parlare molto molto bene. È un genere che a me interessa. Vediamo un po' se saranno all'altezza delle mie aspettative. Io comunque spero di sì. Appunto, le recensioni, almeno per quanto riguarda il primo libro, erano positive, molto positive, quindi curiosissima. Ho acquistato poi il primo libro che è uscito di questa nuova casa editrice, Mercurio. È una casa editrice che pubblica libri weird, un po' strani, disturbanti. Infatti, mi interessano tutti i libri di questa casa editrice. E ho acquistato questo libro qua, che però il titolo io non so come si pronuncia. Comunque, vi leggo come è scritto: Maeve. Quindi non so se è Maeve, non lo so. Comunque, la storia di una donna che lavora dentro a Disneyland, fa tipo la principessa a Disneyland, e a lei piace questo lavoro, però tipo la notte a lei piace uccidere le persone, quindi è un po' la nascita di un serial killer, da quello che ho capito. Vediamo, vediamo, curiosissima, copertina meravigliosa. Poi ho preso anche, visto il periodo, però non credo di riuscire a leggerlo in tempo perché ho tantissime cose, però il Circolo Segreto dei Misteri, edito HarperCollins, rapita appunto dal titolo, da questa copertina un po' cupa. Le recensioni non erano proprio, proprio ottimistiche, però mi interessava e quindi l'ho preso. Se l'avete letto, fatemi sapere. Ed infine un che è tipo il primo di una dilogia, da quello che ho capito, un mattone enorme, tipo di più di 800 pagine. Mi hanno detto essere bello ma molto denso di contenuti. Comunque il libro è questo, Our Lady of the Fallen, credo si legga così, ma io l'inglese non lo so. Comunque La palude di ossa. E niente, anche qua è una storia che non è adatta a tutti, ci sono contenuti espliciti, insomma, però a me le storie cupe piacciono sempre molto. È ambientato a Città del Messico e vediamo, vediamo com'è. Mi spaventa la mole, ma mi attira tantissimo la trama, quindi mi metterò di impegno. Credo che questa lettura però inizierà il prossimo anno, perché io di mattoni ho già letto La Valle dell'Eden, che erano 800 pagine, e ho appena finito Shantaram, che è un libro di 1200 pagine. Quindi ecco, affrontare adesso un altro mattone non me la sento, però magari verso febbraio potrei farcela. Ok, quindi questi sono stati tutti i libri che ho acquistato e ricevuto negli ultimi mesi. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se avete qualcosa da consigliarmi. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!